Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo sotto i Monti Sabini, siamo precisamente all'Osteria del Tancia. Guardate che posto, magnifico. Qui c'è un ostello, su prenotazione si mangia, si dorme, ci sono dei barbecue. È veramente una favola. Quindi oggi andremo a fare un anello dei Sabini, dove faremo il Monte Tancia e il Monte Pizzuto. Con noi, col guinzaglio lungo, oggi è tornato Axelito. E invece, alla ricerca dei cartelli per partire per la via, abbiamo il grande zio. Il grande zio che ci spiegherà stamattina che cosa andiamo a fare. Innanzitutto cominciamo a fare gli auguri di buone feste, no? A quelli che se li meritano e a quelli che non se li meritano. E oggi non lo so, io non so niente, non ho letto niente oggi. Quindi Monte Tancia, ragazzi. Infatti Tancia e Pizzuto, facciamo l'anello. qua dice la strada è questa. Sentiero numero non c'è sta scritto. Oggi una passeggiata di salute. Così poi possiamo mangiare tutto quello che vogliamo. E con noi poi Saretta. Buongiorno. Quindi qui vicino allo Stile del Tancia c'è il valico del Tancia a 800 metri e da qui partiamo e andiamo verso Monte Tancia e Pizzuto. Zona assegnata per la caccia ai cinghiali, quindi oggi Esatto. sono cazzi. Oggi Axel Oggi si caccia al spara. cinghiale. E che stanno a dire? Sono 990 metri di dislivello per 13 km di passeggiata e niente, dai, buona visione. E Axel come arriva? Lascia il presente alla montagna. Bella torta di mele. Finalmente, dopo circa 3 km di sterrato, inizia la salita passamonte al Monte Tancia. Oggi giornata di luglio. Qui, lontananza, corno grande. E adesso facciamo questa pettatina per andare al Tancia. Pettata importante. E ci siamo. Prima letta di giornata con una vista meravigliosa qui sulla valle, la valle, questa valle è bellissima. Quindi passeremo alla seconda lezione francese, l'altra volta l'inglese, ora il francese di zio. Bonjour madame, monsieur. Dos croissants, s'il vous plaît. Basta. Come tout à fait. Oui. Siamo qui in vetta al monte. Al monte niente. Monte, monte, monte. Al monte, monte. E le croci mancano mai. Niente, però non c'è scritto manco nulla. Sassolino. Thank you.
spuntino e dronata fatta sul Tancia. Adesso dovremmo, secondo quello che è la nostra idea, scendere giù per risalire lì dietro al Pizzuto e poi fare tutto il giro. Ma vedremo, non è segnato, quindi andiamo là come viene. Proseguito in cresta, adesso discendiamo nella faggeta e penso faremo una piccola discesa per poi risalire verso il Pizzuto. E mentre si scende si apre il dibattito. Secondo voi è meglio avere una mappa GPS da seguire o andare così alla come viene? Secondo me è meglio andare così alla come viene, anche perché col GPS per me è un po' come se scopi a metà. Ma io mappa, GPS, segnali di fumo, qualsiasi cosa mi riporta a casa. Non si vuole molto andare alla alla cazzo di cane, insomma. Ok, quindi anche Sara. Sì, finisci? Si va con il GPS, con le carte, con le mappe. Non è che si fa ad oculum. Va bene, voi cosa ne pensate? Dice culo sempre. Considerazioni sul ci siamo persi, ma una gran scopata oggi. E meraviglia, ragazzi, posti così meravigliosi, ma non c'è nessuno, nessuno. La sinistra della piana c'è questo canale e andiamo su dritti di qua cercando di arrivare in cresta per andare su al Pizzuto. Usciamo da una dura faggeta. Eravamo di là sul come cazzo si chiama, abbiamo scesi e risaliti. Bella vettata. Al momento 669 metri di dislivello e 9 chilometri percorsi. Piccolo tratto di cresta e siamo al Pizzuto. Monte Pizzuto. Fatta. Ancora auguri, oh, è 24, 25, 26, buone feste, follower! Thank you.
anche il pizzolo è fatto e mo torniamo verso questo pizzo qui, ragazzi, forse quello, e poi dovrebbe essere testa e poi scende giù dall'altra parte. Ci andiamo a fare una bella mangiata oggi: pasta al pomodoro, broccoli e salsiccia, tanta roba. Veniamo da lì, abbiamo fatto tutta la cresta, siamo scesi, risaliti dietro e tornati. Adesso da qua ancora cresta e poi torniamo giù verso di là. Iniziato il sali scendi verso il ritorno. Andiamo 735 metri di dislivello. Se sono 950 rotti, ci sarà ancora la fase dei scendi. Finiti i montarozzi, sali, scendi, scendi e sali. E adesso si scende giù a valle. Ma è bello! La piscina d'acqua! Siamo scesi e tornati su strada, seggiamo un fiumiciattolo e le pozze del diavolo, seggiamo le pozze del diavolo e torniamo su verso il rifugio, verso la macchina. Un'altra ottantina di metri di dislivello. Siamo tornati al rifugio del Tancia e mo ci prepariamo per mangiare. Prepariamo la nostra pancia. Questo è uno dei vini più buoni che ho mai bevuto. Grazie, dopo la gran camminata di Sabini, guardate qua che roba. Broccoletti e salsiccia calabrese. Io ho fatto il regalo, no? Ho fatto il regalo più bello del mondo. A me? Hai fatto il regalo? Più bello del mondo. Mi metto a piangere. Una Montanaro serio. Mamma mia. Non bevevo da 20 kg.